Inizia bene l'anno nuovo con Ottica Franchini. Le lenti Transition, tecnologia intelligente, da chiara a scura. La lente che reagisce con la luce. E le Blue Stop a taglio di luce blu. Le lenti di nuova generazione. E poi il nostro sconto 20 più 20, 40% su tutti i nostri occhiali da vista e da sole. Uno sconto che non si è mai visto. Quando superi grandi traguardi e quando devi ripartire da zero. Quando andare avanti è un'impresa e quando è una passeggiata. Quando splende il sole e quando si scatena la tempesta. Quando la strada è in salita e quando invece è in discesa. Quando la vita non è rosa e quando finalmente lo diventa. Noi di Sara Assicurazioni siamo al vostro fianco in ogni tappa. Agenzia Sara Arezzo Arno, l'agenzia che ha a cuore la tua sicurezza. Ad Arezzo, in piazza Gori e Zucchi 7 e con i punti vendita di Città di Castello, Sansepolcro, Castiglion Fiorentino e Cesa. Una puntata particolare, quella di questa sera, di Per Vederci Più Chiaro. È una situazione chiaramente di emergenza per tutti, anche la nostra emittente quindi ha dovuto modificare il proprio palinsesto e quindi questa trasmissione è anche per spiegarvi che cosa faremo in queste settimane, ma anche per dare un segnale comunque di presenza alla città con i nostri volti più rappresentativi delle nostre trasmissioni. Per Vederci Più Chiaro quindi c'è Fabrizio Ghigoni. Buonasera. E poi Piero Franchini. Buonasera. Davide Faltoni. Buonasera, benvenuti. E Fabio Mori. Potrebbe essere un po' un'isola dei famosi questa qui? Diciamo un'esterna, sì, bellissimo. VIP, è chiaro, un'isola dei famosi VIP. I VIP non mancano. Allora, cominciamo direi da Piero sui motivi perché siamo qui, siamo all'esterno per ovvi motivi della Casa dell'Energia dove realizziamo la trasmissione Nero su Bianco che sospende al momento chiaramente le trasmissioni e quindi ritorneremo appena finirà questa emergenza. Piero, questo è un luogo, lo abbiamo detto sempre e oggi è particolarmente valida questa riflessione perché poi vedremo più tardi delle immagini che riguardano anche la storia di questo luogo, una storia che è bene sempre non dimenticare che Fabio Mori sta cercando di portare avanti chiaramente all'insegna del 3.0, dell'innovazione, dell'ecosostenibilità. Sì, dunque io nel 1990 mi sono trovato qui con questa, che ora, questa bella fabbrica, perché io la chiamo sempre così perché era una fabbrica, e lì ho acquistato appunto dal tribunale tutti gli attrezzi che erano dentro e dove si facevano le lavorazioni più diverse. Quindi ecco, era una fabbrica appunto che si chiamava la Bastanzetti, è stata qui dal 1887 circa al 1890 circa, al 1990, quindi 100 anni, circa 102 anni, quindi, e ha lavorato tutto ciò che era possibile fare nel ferro, con il ferro e con tutti i metalli anzi. Quindi ecco, e da qui, visto questo momento un po' particolare, diciamo, ecco, io mi è venuta questa idea di ripartire, diciamo già dando delle speranze che da qui si possa ripartire perché questa è stata la prima industria cittadina e quindi è per, da qui si possa ripartire per cercare di trovare le soluzioni che ora attualmente un po' mancano e che però sicuramente verranno. Io ricordo il 1968 appunto quando ci fu una specie di epidemia
e quindi che morirono 10.000 persone. E quindi ecco, e praticamente furono interessati circa 26-27 milioni di persone, e quindi ecco, e fu una cosa dalla quale poi siamo ripartiti, dalla quale siamo rinati, come si dice, e quindi ecco, io vorrei lanciare questo segno di speranza, appunto perché? Perché questa speranza vada soprattutto là, in quelle menti giovani che non hanno vissuto questi periodi e che quindi magari si trovano molto più in difficoltà di me, perché tante volte qualcuno mi dice: ma te non hai paura? Io onestamente ho paura come tutti, perché non sono un incosciente, però chiaramente so anche che comunque sia questa cosa finirà e quindi noi dovremmo ricominciare, e quindi con più siamo attrezzati per ricominciare e meglio è. Hai parlato di giovani, allora Fabio Mori è il direttore della Casa dell'Energia e gestisce questo luogo, chiaramente non dimenticando il passato, ma con uno sguardo al futuro. Anche la sua attività evidentemente è fortemente limitata, se non annullata, in queste settimane in virtù di questo decreto che evita e vieta gli assembramenti. Questo è un luogo di incontro, di scambio, e quindi è chiaro che in questo momento a malincuore però si sia dovuti adeguare in questo. Allora Fabio, senti l'eredità della storia e che cosa accadrà nel domani secondo i tuoi progetti? Sì, grazie Fabio, per me è un piacere avere qui oggi questi signori che in qualche modo danno un messaggio anche di serenità, se vogliamo, ovviamente in una situazione abbastanza delicata. Come diceva prima Fabio, sicuramente il luogo è un luogo che riecheggia un passato, anche diciamo un Novecento florido, che ha visto questa fabbrica avere tantissime commissioni e essere anche famosa a livello internazionale. Ovviamente in questo momento siamo chiusi, i servizi sono contingentati, quindi il nostro sportello di distribuzione del sacchetto ovviamente fa orari ristretti e la struttura e la sala convegni ovviamente è chiusa fino al termine del 3 aprile, visto anche i decreti emanati in questo periodo. Io dico, diciamo, a tutti gli aretini, a quelli che ci guardano, alle persone che seguono il programma, di continuare in qualche modo a rispettare quello che il nostro Stato sta facendo, cioè quello di cercare di far rimanere i cittadini a casa per evitare il contagio che si spanda in maniera maggiore, quindi irrecuperabile. Io credo che bisogna ripartire da qui e questo luogo può essere un luogo simbolo, diciamo, anche di una ripresa dopo questa situazione di grande crisi, insomma. Siamo uniti. Grazie Fabio. Allora, siamo andati a vedere delle immagini, poi sentiremo anche delle interviste, Piero, perché tu hai proprio delle tracce tangibili di memoria della vecchia Bastanzetti che sono custodite dove? Nella zona di San Polo, e che tu hai acquistato, insomma, che tu stai in qualche modo, che tu hai in custodia. Questo dovrebbe essere un bene da valorizzare, da riscoprire, da tenere in un museo. Invece purtroppo, lo diciamo da tempo, c'è un grande disinteresse per questa che è la nostra storia industriale. Sì, infatti io ho questi attrezzi, 4.800 quintali di ferro, che mi sono portato dietro, trasferendoli 2 o 3 volte, quindi con anche dei costi notevoli. Ecco, questi per mantenerli e per volontà mia di donarli alla città. Però la città ha altre cose da fare, quindi la città hanno altri interessi molto diversi da quelli che proporrei io, quindi c'è che, e quindi allora magari c'è poco tempo per queste cose. Quindi comunque, ecco, io li ho a San Polo, appunto in un terreno della parrocchia di San Polo, appunto, e il grande Don Natale che mi ha fatto appunto questo dono di farmeli appoggiare lì, e quindi anzi lui tutti gli anni mi pulisce l'erba, tutti gli anni mi fa tenere questo posto abbastanza, diciamo, pulito da poter fare far risaltare queste cose che sono molto importanti. Quindi ecco, io credo che queste cose però vadano valorizzate, e questi 100 anni di storia, e vi ricordo che qui la mattina si rimettevano gli orologi con la sirena della Bastanzetti e tutta la città era intorno a questa azienda, perché era quasi l'unica azienda,
non ha mai avuto un problema sindacale in 100 anni di attività, e quindi gli operai sono sempre stati diciamo accontentati e quindi soddisfatti del loro lavoro. E quindi ecco, io credo che queste cose mi andrebbe tenuto di conto, anche perché poi vediamo che si riparte sempre da lì, perché chiaramente chi è che ci ha insegnato noi a lavorare, poi noi dovremmo trasmetterlo ai nostri futuri. E quindi ecco, e probabilmente credo che questa storia dovrebbe essere raccontata magari anche in qualche scuola, per dire, per far capire cos'è questo immobile, cos'è questa casa dell'energia, che è, da dove proviene, da dove è, e soprattutto che è sopra le mura di Medice, cosa che oggi non sarebbe possibile fare, no? Perché figurati se oggi ti farebbero fare una fabbrica sulle mura Medice. Quindi ecco, comunque ecco, io quello che è questa roba è a disposizione, quindi se qualcuno decide di portarla in qualche posto e custodirla, io sono ben lieto. Bene, allora vediamo proprio delle interviste che avete realizzato nella zona di San Polo, tra cui anche il parroco che interviene su questo. Don Natale, vediamo. Siamo a San Polo, meraviglioso paesino qui vicino ad Arezzo, e siamo qui a ritrovare la mia collezione degli attrezzi della Bastanzetti. Sappiamo che la Bastanzetti è un'azienda che è nata ad Arezzo nel 1880 circa e ha chiuso nel 1980, dopo 100 anni circa, insomma, ecco, anno più anno meno. Quindi questi sono gli attrezzi appunto che io avrei voluto donare alla città, e però sono ancora qui, perché chiaramente la città ancora è indecisa se ricevere questi attrezzi, diciamo che sono la storia dell'industria aretina, oppure se questi attrezzi dovranno rimanere qui nel campo di Don Natale, cioè della curia, però della parrocchia di San Polo, e Don Natale è il parroco della parrocchia. Quindi ora vedremo che l'ho chiamato e ora sta arrivando, e qui viene qui da me. Allora, questa industria aveva fatto un po' di tutto, e quindi le lavorazioni dei metalli praticamente erano state affrontate tutte, e quindi dalle attrezzature fatte per l'edilizia, dalle attrezzature fatte per l'agricoltura, attrezzature poi fusioni, e le famose campane, tra cui quella di Addis Abeba, che era quella diciamo che Mussolini donò appunto e fece consegnare laggiù al Rais di Addis Abeba. Salula. Ah sì, quindi ecco, Don Natale mi sta dicendo che appunto nella chiesa qui del Giuncheto, come si chiama? Sì, la cappella, il santuario della Madonna del Giuncheto. Sì. Dove c'è un grande santuario, grandioso, no? È un duomo in campagna, insomma, fatto dal comune d'Arezzo. Il comune è l'ente che ha speso tutta questa grande chiesa, in forme rinascimentali, insomma. E poi è interessante vederla da vicino, volendo uno, no, per capire meglio tutta la sua storia. Interessante anche tanti particolari che ci sono, opere d'arte, eccetera, eccetera. Che lì accadde un miracolo, no? Un'apparizione della Madonna ad una ragazzina, Camilla della Valle. E tengeva l'acqua a quel pozzo, gli disse, c'è un processo canonico e civile, all'archivio di Stato, sono documenti preziosi. E chiese non tanto, fece né minacce né promesse a voi, promesse, ma solo un desiderio, dice voglio qui una cappella che ci onori il mio nome, e questo fu recepito a pieno. E quindi pensa un po' che poi, tra l'altro, quando arrivarono appunto a finire i soldi, gli chiesero un prestito al Banco dei Pegni di Firenze, che era dagli ebrei. Gli ebrei hanno contribuito, no? In fondo la Madonna è una ragazza ebrea, no? Quindi hanno dato anche il loro contributo agli ebrei. C'è anche le Bastanzetti, la campanella, molto bellina, sono argenteo, no?
perché la campana sono fusione di bronzo e argento per la diffusione del suono, è firmata da Mastro Bastanzetti 1913. Ecco. Quindi dentro la chiesa di assolutamente bello e importante anche a livello culturale, c'è qualcosa? Sì, molto, è una cosa ricchissima di opere d'arte, sono tele, dipinti, affreschi, eccetera eccetera. C'è un museo anche di raccolta di varie cose del paese, insomma raccolte qua e là nella fiera d'antiquariato anche, capito? Che sono molto interessanti. Bene, allora io proseguo. L'ultima operetta che io ho visto con i miei occhi era la campana d'ingresso della chiesa dell'Orciolaia, la campana della Madonna, dei Bastanzetti, era l'ultima fusione dei Bastanzetti. Poi... Ecco, quindi... Però non so che fine abbia fatto. Ecco, quindi diciamo dei ricordi bellissimi sono che appunto quelli che la Bastanzetti, questa industria, ha lasciato sulla città. E ricordo sempre che la mattina... La gente si rimetteva gli orologi quando suonava la sirena. E quindi ecco, lì questa storia è una storia che ormai dovrebbe essere proprio presa e diciamo messa in archivio, però nell'archivio storico che ognuno di noi dovrebbe conoscere bene. Quindi, ecco. Anche notato nelle targhette varie qui ci sono, no? Che tutta macchinari sono tutti generi tedeschi, Sì. C'è la scritta Leipzig che vuol dire Lipsia. Quindi la tecnica tedesca sembra stata all'avanguardia in tutte le cose, ecco, anche in queste. Pensa che cose grandiose, insomma, no? Veramente belle. Qui si vede il lavoro, la fatica, l'attenzione alla i tombini, la fusione dei tombini, abbastanza chiarissimo. Sì. Le fontane. Sì. Le fontane di Central Park a New York, ad esempio. Abbastanza importante perciò anche a livello europeo allora. Sì. Mondiale. Donato Bastanzetti. Sì, si chiamavano sempre così loro. Si chiamavano, Donato e di Alma. Una volta, questa è una specie di barzelletta bellina, c'è la scuola, no? C'era un ragazzo, un uomo si chiamava, che era noioso, no? E il professore gli faceva, sta zitto Bastanzetti. Sai perché? Sì. Perché fondevano. Ecco, bellina. Ecco. Bene, ringraziamo Don Natale per questa sua partecipazione a ricordare ciò che era la Bastanzetti e a rivisitare queste meravigliose macchine e quindi diciamo tanti auguri a Don Natale. Io e buona pensavo Pasqua. Questo, caro Franchini, vedi, qui fortuna si stanno affondando giù. Per conservarle questo posto, questo campo, dobbiamo fare un supporto, capito, di sotto, no? Di mattoni, di sassi, capito? Sì. Per poterle sopraelevare dal terreno. Sì, capito? È vero. Capito? Ruggine, ogni cosa, e poi si affondano tutti lì. E ora appunto si riaffronteranno queste cose, quindi vediamo. Fare un appoggio, no? Sì. Sotto ci si possa anche. Sarebbe interessante, però. Vabbè. Dunque, le meravigliose medaglie, appunto, che Pio IX ordinò alla Bastanzetti erano cose molto più piccole, perché qui ricordo che questa industria ha fatto delle lavorazioni che dai metalli molto più pesanti, dagli attrezzi molto più pesanti, fino appunto alle lavorazioni dell'oro e dell'argento, e appunto con le medaglie e con altre cose, diciamo, che andavano in quei momenti, e quindi le collane, eccetera. Quindi ecco, Bastanzetti appunto era una famiglia che era partita da Udine e un giorno in treno e un Bastanzetti, Donato, ha trovato il presidente della Camera di Commercio di Arezzo. Lui voleva aprire una industria, diciamo, un po' più a sud di Udine, e quindi il presidente della Camera di Commercio e lo invitò a venire ad Arezzo e vedere se apriva qui ad Arezzo. E ad Arezzo fu collocato nelle mura Medice, là dove ora è la Casa dell'Energia,
e quindi è lì cominciò a fondere i metalli. Questa è una storia molto importante perché ricorda agli aretini come sono nate le industrie ad Arezzo. Questa sicuramente è stata la prima industria e nel periodo delle guerre chiaramente ha prodotto anche perché gli erano stati ordinati degli attrezzi adatti a fare la guerra e quindi tutto ciò che era necessario veniva prodotto in questa industria. Quindi ecco, noi ora vorremmo riportare questi belli attrezzi in un posto magari migliore di questo, perché è chiaro che questo campo pian piano qui queste macchine affondano, quindi ecco, io sono disponibile appunto a donarle alla città perché a ricordo diciamo di questa grande azienda e di questa grande famiglia che hanno chiamato sempre i loro figli da donato a Di Alma, quindi hanno sempre proseguito in questo senso. Quindi, ecco, e quindi vorrei appunto che la città se ne facesse carico e si organizzasse per poter sistemare questi belli attrezzi. Speriamo allora insomma che questi oggetti, questi pezzi di storia vengano finalmente valorizzati e quindi che ci sia la possibilità anche di farne apprezzare di più la propria esistenza. Chiedo a Fabrizio Ghironi, intanto voi siete assicuratori, quindi nel vostro caso pensiamo all'RC Auto, ovviamente sono polizze che comunque è obbligatorio fare, però per il resto siete preoccupati come categoria? Ma sicuramente, intanto permettimi Fabio, perché siamo in una fase veramente delicata, difficile, dove oltre a senso di responsabilità ci vuole anche tanta serenità e ci vuole anche energia. Guardiamo queste piante in fiore che anticipano la primavera, questa splendida giornata, che non sia un segno per dirci in questo ambiente surreale forza e ripartiamo, che spesso dagli eventi negativi si riesce a costruire un futuro a volte anche più forte e migliore di quello di prima. Non c'è dubbio che l'economia in generale subirà delle forti ripercussioni negative. Per quanto riguarda l'assicurazione, anche l'RC Auto sicuramente ne risentirà, perché ovviamente se frena, al di là dell'obbligatorietà, se frena l'industria automobilistica, di conseguenza anche un po' il settore dell'RC Auto ovviamente ne risente, avrà un impatto negativo sul settore e comunque poi la gente anche in un'ottica di risparmio magari valuterà anche la gestione del parco auto. In ogni caso le ripercussioni più importanti sicuramente si avranno nei rami danni, anche se è un settore tendenzialmente anticiclico, sicuramente subiremo soprattutto nel breve termine un contraccolpo piuttosto importante. Staremo a vedere come sapranno gestire le compagnie il dopo crisi, diciamo. Sicuramente se saranno in grado di gestire bene la situazione gli effetti saranno negativi, perché non sarà solo un effetto negativo di impatto sui bilanci delle compagnie e sul mondo dell'industria assicurativa, ma anche sulla società stessa, perché meno assicurazioni già in un paese sottoassicurato significa meno sicurezza, e invece noi siamo un paese, anche avvenimenti, anche se sono così straordinari come quella tale, ci devono insegnare che dobbiamo proteggerci, pianificare nel limite del possibile e attraverso anche il sistema assicurativo il nostro futuro. Diverso è il discorso del vita, perché sicuramente nonostante la contrazione economica può sicuramente ridurre la capacità di risparmio, è altrettanto vero che può incentivare nuovamente la propensione del risparmio alle famiglie che magari rivanno alla ricerca di prodotti sicuri, e in questo caso potrebbe esserci anche un ritorno soprattutto alle gestioni separate, a quei prodotti che offrono la garanzia di restituzione del capitale, anche se poi ci sono altre variabili legate ai tassi di interesse, al mercato dei titoli di Stato e via dicendo.
Sicuramente, come tutti i settori, anche quello assicurativo avrà delle ripercussioni, ma sono certo che il settore assicurativo potrà rappresentare un driver importante per sostenere la ripresa del nostro paese, considerando il fatto che ci dobbiamo credere, dobbiamo essere coesi e responsabili. Oggi in questa fase, per attuare i provvedimenti, le direttive che ci sono state date che ci sono state fornite dalle istituzioni, perché dobbiamo contenere la diffusione del virus, e poi altrettanto con una politica seria, una buona politica, non quella del consenso, responsabile, cercare di ripartire per un nuovo rinascimento che sia meglio di quello attuale, e soprattutto quello attuale che ci permetta anche di fare delle riflessioni, delle considerazioni per rivalorizzare e riportare alla luce valori umani che anche nel mondo digital, nell'era moderna, ci contraddistinguono. E in particolar modo, visto che siamo alla Casa dell'Energia e siamo a parlare di un'azienda che ha fatto la storia anche di Arezzo e che rappresentava un'azienda dell'economia reale, ripensiamo al modello dell'economia non basato solo esclusivamente sulla finanziarizzazione, ma anche al ritorno, ovviamente in versione moderna, tenendo presente dell'innovazione tecnologica, ma ritorniamo a investire anche sull'economia reale. Davide, tu sei un avvocato, sei un commercialista, sei consulente per le imprese, so che molte aziende ti stanno chiedendo cosa fare, come fare, quindi ti chiedo a te, già che avevi definito la nostra città in declino prima, che conseguenze ti aspetti da questa emergenza? Allora, prima di rispondere vorrei fare comunque complimenti a Piero, perché se siamo qui è grazie a lui, alla sua energia, alla sua forza. Ora, è vero che lui ha già conosciuto il precedente epidemia, la spagnola del 1918, quindi lui ha un'esperienza, cioè lui è forte della sua esperienza, ci dice di avere fiducia, anche perché lui dice che è immune, quindi per i suoi trascorsi è immune, quindi insomma abbiamo fiducia, prendiamo da Piero questa spinta di fiducia. E allora, per quanto riguarda la situazione, che non lo so, penso che ognuno vede da sé quello che sta succedendo, e quindi siamo da un lato combattuti dalla paura delle conseguenze sanitarie di quello che sta succedendo, dall'altro siamo incoscientemente forse tranquilli, no? Perché alla fine, vabbè, mangiare si mangia, cioè in casa non ci manca niente. Quello che succederà, succederà. Cioè, io ecco, non vedo in questo momento particolari situazioni drammatiche. Certo, se penso a quello che potrà succedere, non lo so. Se si dice che questa avrà delle conseguenze inimmaginabili, forse drammatiche, perché ecco, la realtà è che il peggio ha da venire, no? Quindi una volta passata la crisi sanitaria, che speriamo nessuno di noi la provi sulla propria pelle o sulla pelle dei propri cari, dopo ci saranno i problemi economici, perché evidentemente il timore che ho io che si dissolva questo sistema di connessioni sociali economiche, quindi se si comincia a pensare che, come si sta dicendo, sospendiamo tutti i pagamenti, ok, sospendere i pagamenti significa anche sospendere le riscossioni, e quindi diventa una catena che è difficile da gestire, ma attualmente è già così, perché vi posso dire in questo momento chi aveva magari un processo per accertare un credito e avere una condanna per ottenere il pagamento è tutto fermo, quindi nemmeno si può andare a chiedere un decreto ingiuntivo in questo momento, quindi tutto dipende da quanto tempo passa in questa situazione e dopo come riusciremo a rimettere tutto in moto. Però obiettivamente viviamoci questo momento tranquillamente, ma prendiamo quel che viene, cioè, non lo so, cioè, è inutile che ci strappiamo i capelli o che io ho già visto la gente, cioè, per esempio una cosa che vorrei dire, che per me è veramente incredibile,
la gente che quando ci si ora ci si scambia, molti si spostano, oppure se vai da qualche parte fai un colpo di tosse e tutti si... Cioè, io penso che c'è... Sì, è un problema grosso, un momento molto difficile, una situazione drammatica da non sottovalutare, però si può fare qualcosa, Piero? No, cioè, io ecco ad esempio... Oh, sto, magari dicelo Piero, com'è che ti hai ottenuto l'immunità? Com'è che nel 1603 riuscì a scappare alla peste di Milano? Questo puoi raccontarcelo, come mai, come si diffuse? Allora, io ho dentro la mia testa immaginato un antidoto che spiegherò, forse un giorno scriverò anche un libro per spiegare ai giovani come ho fatto io, ecco, perché... È una cosa solo per uomini, però la spiegherò in modo tranquillo e sereno. Quindi ecco, però ecco, diciamo ecco, io vorrei diciamo, incutere proprio su di loro una forza che non hanno, perché non hanno questa forza. Perché noi quando queste cose, diciamo, io non c'ero nel 1918 quando c'era la peste quella? La spagnola. La spagnola, ecco. No, io c'ero nel 1968 quando, appunto, l'ho detto, morirono 10.000 persone e quindi ecco. E lì probabilmente non avevamo, noi andavamo a farci prestare il termometro dalla famiglia accanto perché non avevamo, oppure addirittura facevamo anche qualche chilometro per andare a prendere il termometro perché non l'avevamo. Quindi ecco. Però in quel momento diciamo che forse inconsciamente vivevamo in modo più sereno. Ecco, questa paura non c'era. Questa paura come c'è oggi, io vedo delle persone che non sanno che fare, addirittura qualcuno che dice ma io andrei a buttarmi sotto il treno. Cioè, queste sono cose che secondo me esagerate. Quindi ecco, anche è vero che ci sono i media oggi che diciamo, riportano continuamente notizie, quindi magari diciamo che la paura si accresce, però ecco, io credo che con più riusciamo a mantenere tranquillità e con più forse ripartiremo meglio e in modo, perché nel frattempo invece di disperarci cerchiamo di avere qualche idea per ripartire. Sì, volevo dire una cosa sull'Europa. Io penso che, leggevo qui del MES, il meccanismo europeo di stabilità che sta per essere firmato se non lo è già. Ecco, io spero, diciamo, che l'Italia non rivesta quella qualifica di untore all'interno dell'Unione Europea e che quindi sia in qualche modo trascurato anche per gli aiuti poi in ripartenza. Io spero, ho sentito la von der Leyen e la Commissione stessa che hanno dichiarato un appoggio per l'Italia anche in termini economici, anche diciamo senza far aumentare il disavanzo e il rapporto tra di debito pubblico e PIL, perché noi ovviamente già siamo un paese che ha diciamo un rischio economico più o meno presente. Ho visto ovviamente che lo spread sta di nuovo aumentando. Ecco, io spero che dal punto di vista economico ci siano forniti quei dovuti cuscinetti per riuscire a ripartire dopo questo momento di crisi in maniera corretta. E spero, diciamo, visto che siamo anche all'interno dell'Europa, uno dei maggiori contribuenti, perché noi versiamo all'Europa tutti gli anni una serie di, ovviamente, di una tassazione, senza considerare l'IVA, che ovviamente va a far sì che l'Unione Europea funzioni in tutte le sue accezioni, con i governi centrali di Bruxelles, eccetera. Ecco, io spero che in questo momento l'Italia sia aiutata anche in una determinata congiuntura post-crisi sanitaria. Allora, e tra l'altro la Presidente della Banca Centrale Europea ha detto che c'è il rischio di una crisi stampo 2008, quindi i segnali che arrivano, e più ci sono dei movimenti speculativi che approfittano della situazione, quindi c'è un ulteriore rischio nei confronti dell'Italia. Che volevi dire, Fabrizio? No, semplicemente dire approfittiamo magari di questo periodo di confinamento forzato, in fondo è nel salotto di casa rispetto forse alle precedenti epidemie dove condurre una vita isolata e quotidiana era molto più complicato e molto più difficile. E approfittiamo anche per riflettere di come è importante oggi il mondo virtuale, perché ci permette di ridurre le distanze, di essere a contatto col mondo pur confinante. Ma nello stesso tempo anche riflettere però sull'importanza
della relazione fisica, di quella vera face to face, perché io ad esempio sto soffrendo, sarò un uomo digital, tutto quel che vuoi, ma prima di tutto sono un uomo e sto scoprendo quanto sia importante il valore della relazione umana, quindi riscopriamo un nuovo umanesimo dove al centro non c'è il digital è uno strumento, che al centro c'è l'uomo con i suoi valori, recuperiamo i valori per costruire un futuro migliore, per rifiorire come queste piante che anticipano la primavera, perché dietro le crisi a volte nascono delle situazioni ancora migliori di quelle precedenti. Si può ricostruire un mondo più forte e migliore, l'importante è essere coesi, uniti e auspicare che la politica oggi ha ancor più responsabilità, deve essere una buona politica, una politica che non ricerca in questo frangente il consenso, ma deve essere unita, forte e determinata, dando la precedenza a quelle situazioni che realmente hanno maggiormente bisogno. È inutile voler armonizzare, spalmare su tutti i provvedimenti, ma bisogna difendere la produzione, bisogna difendere le categorie, quelle fasce di persone più deboli. Non me ne vogliano. Oggi siamo tutti, al di là della crisi epidemiologica, siamo tutti in una situazione difficile, però ovviamente le conseguenze del confinamento ce l'hanno soprattutto gli imprenditori, le partite IVA, i commercianti, gli artigiani e i dipendenti e i loro dipendenti. Ovviamente quindi, nessuno me ne voglia, ma i dipendenti pubblici se stanno 15 giorni a casa non avranno disagi economici e ripercussioni tali da avere delle conseguenze gravi come possono avere chi produce, chi non ha tutele sociali. Quindi qui si chiede un intervento serio e coraggioso dei nostri politici. È il momento giusto per dimostrarlo e per dargli fiducia anche nel proseguio per ricostruire un paese più forte. Pertanto no alla politica del consenso, con la consapevolezza che oggi si sospendono, si crea disavanzo. E finita la crisi, ovviamente dobbiamo andare a rimuovere il disavanzo, dobbiamo, quindi ci sarà, va ripagato. Siamo già un paese dove la tassazione è elevata, dove l'economia è fragile e uscirà ancora più fragile. Se non abbiamo poi la forza, perché siamo estremamente indebitati per investire in infrastrutture, in struttura, in una nuova crescita, non andiamo da nessuna parte. Quindi evitiamo gli sperperi che hanno sempre contraddistinto il nostro paese di fronte a catastrofi come terremoti e via dicendo, e dimostriamo una volta tanto di fronte a questa crisi derivante da un'epidemia, da questa emergenza sanitaria, che sappiamo che siamo responsabili, coesi e pronti per costruire un'Italia più forte, un'Italia che guarda l'Europa, guarda il mondo, ma con una propria forza, una propria capacità di competere, ricordandoci che il virus non ha confini e auspico che quindi anche la politica europea in questa fase delicata sia armonizzata per contenere il rischio di contagio prima a livello sanitario e poi a livello economico, perché non disperiamo, tutto il mal non viene per nuocere. Anche noi di Arezzo TV oggi per andare in onda abbiamo dovuto rispondere alle direttive del DPCM del 9/2020, cioè mantenere le distanze e prendere tutti gli accorgimenti. Beh, tutto il mal non viene per nuocere, si dice. Facciamo di necessità virtù e di necessità l'abbiamo fatta. Abbiamo trovato una location stupenda che ha il suo significato, è la casa dell'energia, quell'energia di cui abbiamo bisogno e che bisogna trovare e sprigionare, in un ambiente fantastico. E io ritengo, vedi, da un momento di crisi, di difficoltà, sicuramente siamo riusciti con tutti gli ospiti a tirar fuori una delle più belle trasmissioni che mai ci saremmo aspettati, perché era a rischio persino la messa in onda. Invece con coesione, responsabilità, attenzione, ecco che si possono fare grandi cose, e questo è quello che auspico agli aretini, ai cittadini italiani, all'Italia intera.
Bene, io vi ringrazio, non so se Piero vuole aggiungere qualcosa in chiusura. Un secondo, no, sono, quello lo scrivo nel libro, perché dopo sennò non vendo il libro. Quindi, ecco, no, io volevo dire che in questo posto qui, nella lavorazione appunto dei metalli, sono state costruite talmente tanti tipi di macchine per esaurire tutto ciò che era possibile nei lavori, cioè vale a dire dall'edilizia all'agricoltura a purtroppo anche durante la guerra sono state costruite delle armi, e quindi ecco, alle medaglie, all'oro, a tutto ciò che era possibile lavorare con i metalli. E ricordiamo appunto i famosi ornati che sono ancora nelle case, dove nelle vecchie case, nelle terrazze delle vecchie case, facevano da ringhiera. Poi se andiamo per la città, vediamo ancora nella città vecchia i tombini della Bastanzetti. Quindi ecco. Velocissimo, siamo in un luogo che evoca l'economia reale. Oggi centro di cultura, guidato magistralmente dal nostro Fabio, che ci deve riportare a valorizzare nell'era digital l'economia reale. E per far questo noi, caro Piero, sosteniamo anche gli imprenditori locali, e con piacere, proprio in questa puntata straordinaria, in un contesto straordinario e surreale, vogliamo dire grazie a un nostro nuovo partner commerciale, che è Perone SRL, una ditta edile di esperienza, appunto di riferimento sul territorio di Arezzo, che ringraziamo per averci dato la fiducia, per aver dato fiducia a questa emittente, e al quale auguriamo un successo nel prossimo futuro, e che sia per Arezzo e la città di Arezzo e per tutti coloro che vogliono costruire un punto di riferimento importante. Grazie Fabrizio, grazie Piero, Davide e Fabio, ci rivediamo presto, alla prossima. Con il matrimonio, il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi. Ma tu lo sapevi che il matrimonio reale è costato quasi 36 milioni di euro? Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale. E tu lo sapevi che Sara riconosce un indennizzo maggiorato in caso di furto dei regali di nozze? Certo lo sapevo. Non lo sapeva. Solo un agente Sara sa sempre come sorprendervi con soluzioni efficaci e innovative. Agenzia Sara Arezzo Arno, l'agenzia che ha a cuore la tua sicurezza. Ad Arezzo, in piazza Gori e Zucchi 7, e con i punti vendita di Città di Castello, Sansepolcro, Castiglion Fiorentino e Cesa. Inizia bene l'anno nuovo con Ottica Franchini. Le lenti Transition, tecnologia intelligente, da chiara a scura. La lente che reagisce con la luce. E le Blu Stop a taglio di luce blu, le lenti di nuova generazione. E poi il nostro sconto 20 più 20, 40% su tutti i nostri occhiali da vista e da sole. Uno sconto che non si è mai visto. Thank you.